Ciao ragazzi, sono Mauro di 55 Winston 55. Benvenuti ad una nuova video ricetta. Oggi prepariamo insieme le uova in umido con patate e piselli. È una ricetta a cui sono particolarmente affezionato perché è un po' una ricetta dei ricordi. Me la preparava sempre mia mamma nelle giornate autunnali e invernali, un po' quando non c'era niente a casa, proprio perché usa ingredienti che sicuramente avete in casa, userà appunto le uova, le patate, magari i piselli surgelati. Insomma, andiamo subito a cucinare. La prima operazione da fare è quella di fare un bel soffritto con olio extravergine e una cipolla medio piccola. Nulla di che, io aggiungo sempre già al soffritto un pizzico di pepe e un pizzico di sale. Imbiondita la nostra cipolla, è arrivato il momento di aggiungere mezzo chilo di patate tagliate a cubetti. Cubetti né troppo piccoli, ma neanche troppo grandi. Lasciamo tutto ben insaporire. Ok, possiamo aggiungere le nostre spezie, il restante pepe nero, una spolverata di prezzemolo e qualche aghetto di rosmarino. Ecco qua, questo è rosmarino fresco, quindi anche posso lasciare anche il rametto intero. Do ancora una bella girata e infine sfumo con mezzo bicchiere di vino bianco. La parte alcolica del vino è evaporata e già si è diffusa in tutta la cucina un buonissimo odore di rosmarino, prezzemolo e vino. A questo punto le patate devono cuocere e aiutiamo un po' la cottura delle nostre patate aggiungendo dell'acqua. Non ne va messa moltissima, ragazzi, giusto quello che serve per diciamo coprire bene le patate. Mettiamo un coperchio e lasciamo cuocere le nostre patate per all'incirca mezz'oretta. Ok, è passata circa mezz'oretta da quando le patate sono sopra a cuocere. Possiamo aggiungere una tazza di piselli surgelati. Non hanno bisogno di una cottura lunghissima, 5-10 minuti e anche i piselli saranno cotti. Ok, altri 10 minuti sono passati, quindi la nostra zuppetta è pronta. Spento adesso il fornello, ecco qui la nostra zuppetta. A questo punto è arrivato il momento di inserire le uova. Io le sbuscio ad una in una ciotolina e le adagio sulla nostra zuppetta che abbiamo preparato. Ecco qua, ne faccio uno in diretta insieme a voi se ci riesco. Voilà, io per questa zuppetta ne metterò 4. Vabbè, poi continuerò. Mi metto il coperchio e lascerò cuocere diciamo le uova per circa 5-6 minuti. Cosa succederà? Le uova si cuoceranno, l'albume si cuocerà, mentre il rosso rimarrà ancora bello morbido. Volendo possiamo ancora mettere una diciamo una spruzzatina di prezzemolo fresco appena tritato. Questo darà una nota di freschezza in più e quindi passati i 10 minuti siamo pronti per servire in tavola. Ok ragazzi, ho servito le mie uova in umido con patate e piselli qui in una cocottina che fa molto kawaii. E voilà, anche la tavola è un po' in tema autunnale. Ragazzi, questa ricetta è facilissima da trasformare appunto vegetariana o vegana, basta non mettere le uova. Inoltre con questa stessa zuppetta, magari sempre senza le uova, perché no, si potrebbe cuocere anche del riso o della pasta. Bene ragazzi, la ricetta di oggi finisce qui. Scrivetemi giù nei commenti se la riprodurrete e cosa ve ne pare. E mi raccomando, non dimenticate di mettere un bel pollice in su se questa ricetta vi è piaciuta e vi ha intrattenuto, e di condividere le mie ricette e quelle di Antonio in tutti i vostri social. A me non mi rimane che darvi un super grande bacio. Ciao e al prossimo video. Ciao!